Il triste destino che avevamo detto e raccontato nei nostri studi televisivi viene accolto anche dalle poche presenze allo stadio Nanni. Il calcio è scomparso e non certamente da quest'anno. Il ronco scende a Nanni con diverse riserve, preservando alcuni uomini chiave in panchina. Il bell'aria dei giovani si affida all'esperienza in campo di Paolo Recciputi, che a 49 anni torna a indossare tacchetti di divisa, mettendosi a disposizione del proprio club. Sarà alla fine il migliore in campo per quanto riguarda i suoi. La partita dall'angolo arriva subito in traversone di Semeraro per Grisolini, che di testa mette al lato. Ancora corner per la formazione ospite. Semeraro mette al centro, mischia in area locale, combattuta finale di Baiardi, palla alle stelle. Dal terzo corner consecutivo arriva una respinta corta dalla difesa con il pallone che giunge infine a Ronchi, ma la sfera termina tra i guantoni del portiere di casa. Il Ronco va finalmente in gol dopo 20 minuti di pressione. Baiardi chiama l'intervento il portiere adriatico, sulla ribattuta Morandi mette dentro non senza patemi e l'1-0 ospite. Il raddoppio perviene poco dopo, a siglarlo è Antoniacci che dentro l'area di rigore solo soletto buca per la seconda volta la porta bellariese. Inutile le recrimini per la posizione di offside, il gol è valido. La terza marcatura arriva a 60 secondi più tardi, ma il nostro Giacomo Alpini, già avvilito per i troppi gol presi in stagione, si addormenta sul più bello. Ci scusiamo col signor Turroni. La quarta marcatura arriva sempre per opera di Antoniacci, che dentro l'area di rigore raccoglie la sfera e beffa questa volta sul proprio palo per la quarta volta i padroni di casa. I padroni di casa che si rendono pericolosi a 30 secondi dalla fine del primo tempo con questa conclusione alta di Recciputi, ma è una notizia, poiché a 49 anni arrivare anche al tiro è cosa non da poco, specialmente se si gioca in promozione. Nella ripresa festival delle sostituzioni, il Bellaria si rende pericoloso nello spazio di 60 secondi con due conclusioni che non recano problemi all'Ani, ma la quinta marcatura è nell'aria. Questa volta Camporesi, tra l'altro ennesimo gol di testa subito dal Bellaria in questa stagione ed ennesimo corner fatale agli Adriatici. Proprio Camporesi sfrutta nel migliore dei modi l'assist del compagno. Nel finale c'è ancora il tempo per la traversa di Semeraro e per il gol dell'ex Sant'Arcangelo Rocchi Casieri, che fissa sul definitivo 6-0 il risultato finale. A Bellaria ora si può dire con questa ennesima retrocessione il calcio è davvero scomparso.